È al sicuro Aya tra le braccia di suo marito Fadi. Finalmente vede la luce oltre il tunnel della guerra e della malattia. Fugge dalla Siria, un paese in macerie, ed un sarcoma osseo le sta divorando una gamba. Nel suo paese possono solo amputare. Così Aya si procura un passaporto falso per arrivare in Europa. Raggiunge il Libano e qui sposa Fadi. È siriano come lei e vive in Svezia da 2 anni, dove ha ottenuto asilo politico e dove spera di riuscire a guarire la sua sposa. Per la luna di miele si fermano a Roma, ma a Fiumicino il documento contraffatto di Aya viene scoperto. Non serve mostrare il certificato di matrimonio né la documentazione medica che attesta la necessità di cure. Fadi è arrestato con l'accusa di essere un trafficante di documenti e di persone e condotto nel carcere di Civitavecchia. Senza cellulare, senza soldi, senza conoscere l'italiano, percorrerà a piedi circa 60 chilometri per ritrovare Aya, che nel frattempo è stata imbarcata alla volta di Beirut. Da quel giorno la loro storia d'amore e di sofferenza si è mescolata all'altruismo e alla solidarietà. Tanti hanno offerto di slancio un contributo. I volontari dell'associazione Scuola di Pace, allertati dalla giovane marocchina Nawel Sufi, che si occupa a Catania di aiutare le famiglie siriane in fuga. Il Ministero dell'Interno e degli Esteri, l'ospedale San Camillo, decine di sconosciuti benefattori riuniti in una colletta. La burocrazia, l'indifferenza, la superficialità non hanno vinto sul cuore degli uomini e Aya può tornare a sperare.